Stai attenta a non mai scoraggiarti nel vederti circondata da infermità spirituale. Se Dio ti lascia cadere in qualche debolezza, non è per abbandonarti, ma solo per stabilirti in umiltà e renderti più attenta per l'avvenire. Pace e bene a voi tutti, fratelli e sorelle. Ecco, oggi Padre Pio ci vuole aiutare a vivere e anche e soprattutto a riflettere su una virtù molto molto importante per la vita spirituale, che è l'umiltà. L'umiltà. Ecco, penso che sia importante che noi guardiamo a chi ci deve essere di esempio e di modello. E questo è il Signore Gesù, che si è umiliato in un modo immenso, infinito, lasciando quella che era la vita con il Padre nella Trinità Santissima e prendendo questa nostra condizione umana. E poi accanto a Lui ecco l'umiltà di Maria e di Giuseppe, questa santa famiglia che ci insegna tanta, tanta umiltà. Ecco, noi abitualmente siamo portati ad essere un po' nella superbia, nella vanagloria. Abitualmente pensiamo di essere abbastanza a posto, soprattutto confrontandoci con gli altri pensiamo che in fondo anche i nostri difetti poi non sono tanto gravi. E invece, ecco, Padre Pio ci ricorda che proprio da questi difetti, proprio pensando che il Signore permette che noi facciamo esperienza di questa infermità spirituale, dobbiamo trarre l'insegnamento che nella nostra vita non possiamo vantarci di nulla se non della croce di Gesù, non possiamo vantarci di nulla se non della misericordia del Signore. Questo vogliamo fare e vivere veramente in questa disponibilità, in questa dimensione della umiltà. E chi si umilia, ci ricorda Gesù, sarà esaltato. E Maria, nel suo inno di lode al Signore, ci ricorda che Lui ha guardato l'umiltà della sua serva. E proprio per questa umiltà tutte le generazioni la diranno beata. Viviamo allora sempre in questa dimensione di semplicità e di umiltà davanti a Dio e ai fratelli. Buona giornata a tutti voi.